Amici di Tutto Android, sono col nuovo Sony Xperia XZ2. Veramente molto molto bello, molto di più, fidatevi di quello che abbiamo visto nelle immagini. Dal vivo mi ha già catturato, adesso ve lo faccio vedere un pochino più da vicino. Innanzitutto, come vedete, design completamente diverso dal passato, non solo per quanto riguarda l'estetica ma anche per quanto riguarda proprio l'utilizzo dei materiali. Qua dietro infatti c'è vetro, questo ha anche dato l'opportunità di inserire una ricarica wireless. Design stondato davanti, i bordi del vetro display non sono curvi ma quelli del vetro sono molto accentuati, quindi sembra fa un effetto molto carino, ecco. Le scritte che vedete qua non c'entrano niente, perché questo è un modello di quelli not for sale qui dello stand, quindi niente, non fateci caso. Qua c'è il logo Sony, display 18 noni, Full HD Plus, 5,7 pollici, Triluminos, HDR, insomma, un display alla Sony davvero molto bello. Se devo essere sincero, qua con le luci è difficilissimo distinguerlo da un OLED, sembra veramente questo, anche per intensità dei colori, eccetera. Dunque, vi racconto un po' di caratteristiche tecniche. C'è lo Snapdragon 845, ci sono 4 GB di RAM, 64 di memoria interna espandibili, Bluetooth 5, Wi-Fi AC, insomma tutte le caratteristiche migliori che possiamo trovare su uno smartphone con lo Snapdragon 845. Parte posteriore con una fotocamera rinnovata, 19 megapixel, Motion Eye, capace di girare frame a 960 frame per secondo anche in Full HD. L'anno scorso invece era solamente HD, quindi questo è un bel risultato. Come vedete, il lettore di impronte digitali è stato posizionato qua, uno smartphone che si sporca insomma parecchio. Qua abbiamo vari sensoristiche, tra cui anche il sensore di spettro cromatico. Sui bordi il tasto per espandere, per avviare direttamente la fotocamera, il tasto di accensione, il bilanciere del volume. Ha un po' questa curvatura come il fratello minore, il Compact, tra l'altro vi invito a vedere il video che è già sul canale, però non è particolarmente spesso, in mano insomma sta molto bene e assolutamente trasmette una bellissima sensazione premium. Qua c'è la porta Type-C. Una delle particolarità che ci hanno fatto vedere è un sistema di vibrazione dinamica che si attiva quando guardate i contenuti multimediali, non solo quelli precaricati sul telefono oppure in galleria, ma proprio tutti, anche su YouTube per esempio. Come funziona? Quando io faccio partire, per esempio questo è un trailer di Jumanji, vedete che qua compare una seconda barra con cui posso regolare l'intensità dell'effetto vibrazione, quindi è un po' come nei cinema 3D. Quando ci sono certe scene viene trasmessa una vibrazione alle mani, per esempio qua è caduto questo oggetto, questa persona, e lui ha vibrato. È una cosa veramente molto molto carina ed è un'esclusiva del modello XZ2, perché il Compact purtroppo non ce l'ha. Per quanto riguarda il software, abbiamo la solita interfaccia di Sony molto semplice, che rimane simile ad Android pure, ovviamente già aggiornato ad Android Oreo. Per quanto riguarda invece la disponibilità, i prezzi, purtroppo sui prezzi non sappiamo ancora nulla, vi rimando all'articolo che trovate linkato in descrizione. La disponibilità dovrebbe essere davvero a brevissimo, quindi un mese, quindi non è come lo scorso anno che insomma questi telefoni erano più che altro mock-up, questi sono praticamente già pronti per essere spediti. Allora, qui lo dico, non lo nego, secondo me questo Xperia XZ2 è uno degli smartphone migliori di Sony, veramente una svolta, non solo dal punto di vista estetico, ma uno smartphone che in questi primi minuti mi ha catturato veramente tanto. Spero davvero di poterlo avere in anteprima il prima possibile. E ragazzi, dopo Nokia, anche Sony sta dando del filo da torcere a Samsung, che sia la volta buona in cui i produttori, insomma, non dico che abbiano fatto cartello, ma si sono organizzati per dare fastidio molto al colosso sudcoreano. Davvero, per il momento è tutto, un saluto da Matteo per tuttoandroid.net.